E così volete una colonna sonora di un film horror? Problema, per fare la colonna sonora di un film horror mi serve prima un film horror. Ah! 2023, posso fare un film con l'intelligenza artificiale. Cominciate col capire che sottogenere di horror volete fare. Potreste voler fare un horror psicologico, uno splatter, uno con gli zombie, uno con gli esorcismi. Ma se volete veramente sbancare, sapete che la formula giovani che fanno festa in una casa abbandonata, fanno una seduta spiritica e risvegliano mostri, zombie, vampiri, seguaci di Povia, vincerà sempre su tutto. Ci sono più horror in questo stile che culi nel reggaeton. E guarda un po', funziona ogni volta. Perché intanto l'unica cosa da personalizzare in un horror è il cattivo. Trovate un buon cattivo e avrete il vostro film. E ora... via col Beristormi! Cattivo originale, io propongo un pagliaccio. Già esiste. Una suora. Già esiste. Una bambola. Già esiste. Squali. Già esiste. Cani. Già esiste. Castori. Già esiste. Conigli. Già esiste. Lumache. Non possiamo uccidere animali nell'epoca del fiorente veganesimo! E ora pensate a una minaccia che possa coinvolgere i giovani, maschi, femmine, trans, pansessuali, fluidi, quello che è. E che cos'è che hanno in comune tutti questi giovani? La forfora. Geniale, ce l'ha un botto di persone, risulta super coinvolgente. Eh? Il collezionista di forfora, suona minaccioso, eh? Signor Colon, non suona un po' ridicolo? Hanno fatto un horror sul gelato assassino, basterà trovare una backstory convincente. Faccio a meno di specificare che la backstory la farete creare ChatGPT. A questo punto, la musica. Vi conviene chiedere a un musicista vero, tanto vi costa di meno della corrente che sprecate per interrogare l'intelligenza artificiale. E così volete fare un film horror, caro signor Colon? Già, e ci serve il tema principale. Sai già cosa ci serve? Il solito fottutissimo carillon infernale che si sente in ogni film horror? Precisamente! Stronzo io che mi lamentavo della musica pop che è tutta uguale. Senti un po'. Perfetto, basta questo. Cosa? E che fa il resto della musica del film? Intelligenza artificiale. Figlio di puttana! E adesso il momento del casting. Prendete quattro persone a caso dalla strada, non devono essere grandi attori, tanto li farete ridoppiare l'intelligenza artificiale. Intanto perché così non spendete un cazzo e poi potreste avere qualsiasi VIP nel vostro film. Vi siete mai posti questa specifica domanda? Assumete anche un TikToker come doppiatore che sa coniugare a malapena il verbo essere, così, per far incazzare pubblico e doppiatori reali. Infine, l'ultima cosa. La più importante di tutte per un film horror. Le tette della protagonista? La seconda più importante di tutte. Il marketing. Come faccio a vendere un film horror che è uguale a praticamente tutti gli altri film horror, ma convincere tutti che questo horror è più horror degli altri horror? Dove sono i miei soldi? A questo punto abbiamo tutto. Vediamo il trailer del nostro film, un horror veramente onesto. Ba-bam. Vi siete mai posti questa specifica domanda? Primo piano sul volto intimorito. Prima di un jumpscare! Musica da giovani. Ciao, io sono il giovane maschio alfa che non capisce un cazzo. Io sono la tatuata alternativa coi capelli colorati per intercettare le future care. Io sono quello impacciato con cui il pubblico si può identificare e che finirà per diventare protagonista. Io sono un personaggio generico che gli sceneggiatori non hanno voglia di approfondire perché tanto muore per prima. E stiamo andando a fare festa in una casa sperduta nel nulla. Che il party abbia inizio! Scene provocanti! Limoni! Balli sexy! Semi grossi! Tavola Ouija! Che grande idea, evocare uno spirito con una tavoletta Ouija trovata in una casa abbandonata che ho appena ereditato dalla mia defunta nonna! Intimorimento. Rumori dal piano superiore. Abbiamo risvegliato un fantasma. Proposta di attività sessuale per stemperare la tensione. Approvazione! Spegnimento luci. Cos'è stato? Ah già. È il mio turno. Dal produttore nomi produttore. Dicono che ti fa lo scalpo per rubarti la forfora e creare delle palline di Natale. Il ricordo della sua defunta madre. Dimostrazione che il regista ha realizzato opere di successo. Ma perché palline di forfora? Sua madre è stata assassinata da una parrucchiera. Imprecazione volgare. Questa stagione in arrivo. Scena di violenza. Scena di tensione assolutamente imprevedibile. Scena in cura danno i chop. Non potrai più muoverti. Non vi muovete o spaccerete la forfora. No. Spaventone. Negazione. Il collezionista di forfora. Questo è tutto. Quasi. Perché anche l'horror più schifoso avrà sempre bisogno
di uno sponsor. Prendetevi del tempo per capire come integrarlo. Che abbiamo come sponsor per il film? Un certo NordVPN. Ok, di che si tratta? Praticamente protegge la connessione dei dispositivi, computer, telefoni, TV. E come fa? Ti crea una rete privata virtuale e non puoi essere traccato. E come facciamo a inserirlo o spiegarlo in un film? Lo mettiamo durante la fine del primo tempo al cinema. Nah, non mi piace. Che altro fa? Incluso nell'abbonamento c'è la Threat Protection. Sarebbe? Blocca malware, tracker e pubblicità invadenti. Se rileva un file pericoloso, lo rimuove prima che faccia casini vari. Ok, mi piace. Lo inseriamo quando c'è un telefono nel film. Non ci sono telefoni nel film. Ah. I ragazzi fanno festa in una casa abbandonata, no? Sì. Potrebbero aver bisogno della Meshnet. La cosa? La Meshnet. Ti crea la tua rete cifrata privata e puoi accedere da remoto ai tuoi file. Tu e le persone a cui hai deciso di condividere i file in tutta sicurezza. Ma come facciamo a spiegarlo nel film? E poi non c'è corrente in quella casa. Ah. Allora... mettiamo solo il logo NordVPN alla fine del film con il link in descrizione. Aggiudicato. Forza ragazzi, anche ad Halloween tutti insieme. Ah, venduto, i soldi. Grande, eh. 3, 2... Vabbè, normale. Ok. Ok, vai. Ti verrò per ridi. Userò la tecnica che ho usato con Simone, non ti guardo. Guardo in un punto tipo di là. Cos'è stato? Spegnimento luci. Ok. Ci siamo, ce l'abbiamo, guarda, faremo un... capolavoro. Spegnimento luci. Porca la troia!